Ma vi ricordate Bakugan? Quello strano gioco con le biglie che quando le lanciavi atterravano sulla carta e diventavano mostri? Piuttosto interessante, che ha avuto un enorme successo e poi purtroppo, come tante cose, va sempre di più a calare? Ecco, abbiamo Bakugan Campioni di Vestroia, un nuovo videogioco uscito proprio oggi. Per Bakugan, se devo essere sincero, Bakugan io mi ricordo quello con Dan Kusa, mi sembra si chiamasse. L'unico gioco che ho poi provato effettivamente e finito, perché era anche piuttosto semplice, era a 100% tra l'altro, era quello del 2010 per Nintendo DS, i difensori del nucleo. Intanto facciamo partire la modalità storia. A chi assomigli? Afro, forti. Mi piace. Colore dei capelli. Ma rossi? Ramati. No, ramati, vai. E occhi blu. Perfetto, bellissimo. E quindi, insomma, ho giocato solo questo. Solo questo per il 2010. Che tra l'altro è uscito anche per console più performanti. Però io, essendo un amante di Nintendo e avendo metodi per giocare che al tempo non richiedevano l'ausilio di sborsare i soldi, amic, se ci capiamo, e quindi ho giocato solo quello di Bakugan. Ce n'era un altro, ma faceva schifo, tanto schifo. Attenzione, perché è caduta una specie di meteorite sulla Terra, però nessuno se ne è accorto. Perché qui non esistono i TG locali. Oh, ma che animazioni, guarda, hai visto che riprese strane? Oddio, l'ambiente di gioco è un po' quello che è. Però. Oh mio Dio. Ok. Ho preso un palo clamoroso. Però intanto iniziamo a girare per la mappa di gioco. Con più si apre il menu, ok. Perfetto. E parliamo con i nostri amici. Perfetto, sarà per la prossima volta, Link. Ragazzi, io non è che ho aspettative particolari, però. Ecco. Ah no, Dancuso è dei magnifici combattenti? Ma era lui il famigerato Dancuso? E sta guardando i video su YouTube. No, non mi sembra che sia lui il famigerato Dancuso. Era un altro il primo personaggio, se non sbaglio. Vabbè, ragazzi, non mi ricordo. La serie animata non l'ho mai vista, davvero. E dove devo andare? Di là. La serie animata non l'ho mai vista, davvero. La prima. E ho visto sporadicamente quella che è andata in onda qualche tempo fa. Proprio 3 episodi, massimo 4, se non ricordo male. Quindi non è che so davvero tanto di Bakugan, perché il gioco che ho provato, Difensori del Nucleo, se si chiama così poi in italiano, in inglese dovrebbe essere The Defender of the Core o una roba simile, era solo tu sei Bakugan e picchi tutti. Quello era. Ed era divertente picchiare gli altri Bakugan. Però qui abbiamo trovato la sfera che è caduta appunto la notte passata. Credi sia collegato al terremoto di ieri sera? Forse potrebbe essere un Bakugan. Wow, un Bakugan bello grosso. Link, vai a controllare. Bene, è un nucleo. Credo che sia davvero un Bakugan. Un vero Bakugan. Di che colore è? No, comunque. Boh, scelgo il fuoco. Non so, rosso dovrebbe essere fuoco. Pyrus Dragonio. Dragonoid. Ma non era quello. È simile a quello che c'era? Mi sembra di averlo già visto. E parlo di tempi remoti. Non riesco a crederci. Ok, ora dobbiamo assolutamente tornare indietro e cercare sul canale dei magnifici combattenti. Perché? Secondo voi loro hanno pubblicato notizie? È caduto dal cielo. Perché sta brillando? Senti, signorina, io se vedo un cratere, la prima cosa che faccio non è toccarlo, sicuramente. Figo però l'effetto che gli hanno dato. Un po' particellare, ma va bene. Di qua credo che si vada. Sì.
c'è l'uscita a quanto pare. E niente, io non lo toccherei mai. Piuttosto mi allontanerei perché potrebbe essere radioattivo, visto che viene dallo spazio, verosimilmente. La prima cosa che tu dici, ok, questo è un oggetto caduto dallo spazio, quindi cerco di starci più lontano possibile. Andiamo. Ah, sì, ci siamo, va. Preciso, preciso, nella nostra tana. Salve, lei come si chiama? Ho sentito che alcuni ragazzi hanno trovato Bakugan in giro per la città, ne sai qualcosa? Quindi mi stai dicendo che dovrei controllare ogni anfratto, ogni posto e vedere se trovo un Bakugan? Ciao, tu come ti chiami? Ho saputo che alcuni ragazzi hanno un nascondiglio sui tetti da queste parti, credi che sia vero? Non posso neanche girare la mappa di gioco, eh. Però vediamo, siamo noi quei ragazzini che hanno il nascondiglio sul tetto? Sì! Nascondiglio! Yeah! Abbiamo un computer? Congratulazioni, hai trovato il tuo primo Bakugan! Ma come fa a saperlo? È un momento speciale che cambierà la tua vita. Io volevo solo premere. Ah, sul computer dico, boh, magari ci fa interagire con qualcosa. Computer poi, è un telefono cellulare. Cambierà la tua vita per sempre. Premi il pulsante più, proprio diretto, senza fronzoli. Puoi avere fino a 3 Bakugan attivi alla volta. Seleziona il tuo Bakugan, ne ho solo uno. Penso che la selezione sia quanto veloce. Ci sono le tue abilità. È tutto per ora, alla prossima, grazie. Quindi posso vedere quello che fanno. Danno perforante, buono, salute. Danno e... Ok, va bene. Ho solo questo, quindi perfetto. Wow, ho appena parlato? Ci puoi scommettere? Perché non avrei dovuto? Tu ti presenti, no? Questo parla? Oh mio Dio, parla! Certo, è una cosa normale. Ah, allora... Ehi, Larry è il miglior combattente della nostra scuola, vero? Vediamo se è ancora da quelle parti. Ah, della scuola, certo. Ah no, Larry è lì. Allora, fammi fare un attimo un giro per la città. I negozi, i ragazzi non hanno nulla e servono soldi. Cosa? Ah, oh! Ah, perché scintillava! Attenzione! I once found a Baku coins on top of a trash can, isn't that weird? Questo è rimasto inglese. Ok, visto che era bloccato il passaggio, ho visto un uomo in divisa, ma voglio andarci a parlare comunque. La foresta è pericolosa. Mio figlio è iscritto alla scuola che frequenti. Avevo promesso alla signora Takashi che l'avrei riportato i compiti che avevo dimenticato, ma sto guardando il mio programma preferito. Potresti portarglieli tu? Grazie. CPU. Ma il bus mi attende? Va bene. Così, ma vorrei almeno arrivare fino alla prima battaglia di Bakugan e poi vedere come va il video. Perché almeno posso farmi un'idea. Scusami, tu chi sei? Dovrei mettere in ordine io, ma devo aspettare che mia mamma venga a prendermi. Potresti raccogliere i 4 palloni da calcio che ho dimenticato di mettere a posto. Ma siamo seri? Chi è lei? Ah, la signora Takashi! Va bene. Ok, ho i compiti di Nate e quindi ora ci darà una maglia da calcio nera. Raccogli 4 palloni da calcio, ma non me la segna. Chi sei tu? Ah, Larry! Ottima partita a calcio! Ho visto tutti i gol che hai segnato. Peccato per l'ultimo, non si può vincere sempre. È stata una bella partita, ma guarda, il motivo per cui ti cercavo è questo, che ho un Bakugan. O meglio, un Bakugan ha trovato te. Beh, lottiamo. Aspetta, sai già come si fa? Io sì, ma sembra che Link non sia ancora capace. Sì, esatto, quello che ha detto. Speravo che tu potessi insegnarti a combattere, ma certo, cupola sollevata! Così posso mostrarti tutto quello che c'è da sapere sui combattimenti. I magnifici combattenti hanno pubblicato un fantastico tutorial per la lotta. Guardiamolo e seguiamolo passo passo. Ovviamente si possono scegliere fino a 3 Bakugan. Io dovrei essere forte contro il suo, credo, perché mi sa che ci fanno vincere. Ti danno il tipo debole al tuo in base a quello che scegli, come sarebbe giusto per farti iniziare. Wow, e quindi sono io, Dancuso, e questa è la guida al combattimento dei magnifici combattenti. Questa è la cupola, una barriera di energia che appare quando inizia del combattimento che delimita il campo. Quando inizia del combattimento.
sono i Bakugou Core, danno ai Bakugan energia per usare le loro abilità. Appariranno durante il combattimento lungo la griglia esagonale. Ah, quindi dovrò accoglierli. I Bakugou Core che vicini che sono fuori dallo schermo sono indicati da questa icona. Ah, per vederli, perché non li vedo, no? Ok, perfetto. Quindi queste sono le tue abilità. Quando ottieni energia, puoi vedere i cerchi attorno alle tue abilità riempirsi. Quando il tuo Bakugan avrà accumulato abbastanza energia, puoi usare un'abilità. Quest'ultima si illuminerà e sarà pronta da usare. Ah, premi il pulsante A. Palla di fuoco! Quello era l'effetto transizione che si trova sui video! Non potrò utilizzarla di nuovo finché non ci sarà ricaricata. No! Ah, va bene, sì, punti del mio avversario. Mamma mia, ragazzi, che delusione. Non sono neanche in grado di crearsene una. Calore permanente. Ah, ma con i tasti? Ah, ok. Pensavo con le frecce direzionali, visto che stanno appunto. Bruciatura Pyrus. Va bene, va bene. Oh, grandi danni. E quell'abilità invece si ricarica col tempo. Oh, me li frego io i tuoi, se non li vuoi. Me frego io, E questo attacco, effetto laser, non attacco perforante, effetto laser. Oh, penetrazione. Ah, quindi è perforante, sì. Ah, perché attacco perforante era l'effetto. Ok, capito. Oddio, un po' anticlimatiche queste lotte tra Bakugan, devo ammettere, insomma. Il combattimento non ha più segreti per te ora. Allenati con Bakugan diversi, non puoi mai sapere quale tattica ti porterà alla vittoria. Alla prossima. Sei davvero in gamba con i Bakugan, prendi anche questo. House Sindeus. House Sindeus. Sindeus. Carino, eh? Forte, un combattente brawler. Mi piace. Brawler però no, con la spada, quindi è un guerriero. Più tardi ci sarà un mini torneo per i nuovi combattenti. Avevo anche un volantino con maggiori informazioni, ma è stato rubato. Stiamo ancora facendo i preparativi, ma se vuoi allenarti ancora ti consiglio di andare al parco. Ci sono sempre ragazzi in cerca di una lotta. A proposito, mi sembra che mi sia caduto qualcosa. Se trovi un oggetto vicino al lago potresti riportarmelo? Io devo raccogliere però ancora questi palloni da calcio. Allora ragazzi, per questo video la termino qui. Nel prossimo, se continuerà la serie, perché devo vedere prima come va questo video, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!